facile parlare di Napoli, è facile sbagliare, soprattutto per chi non è napoletano. Ma forse chi non è napoletano è aiutato dal fatto che riesce ad arrivare in modo chirurgico, no? Sulle cose belle senza sapere tanto. E io ho detto, guardate, Napoli è come una civiltà a parte, ha un modo di vivere che non esiste altrove, il modo di apprezzare la vita, ogni singolo dettaglio viene apprezzato, che possa essere un capolavoro come Cristo Velato, che possa essere un tramonto sul Golfo, oppure anche un semplice caffè, una carezza, un'occhiata. Cioè, qui c'è proprio un, come dire, si riesce a apprezzare il vero senso della vita. Ve lo dico non perché siete qua, ma perché io mi occupo anche di altre cose come Pompei, Ercolano, eccetera, e anche allora era così. Io ho scoperto tante cose di Napoli che non conoscevo, ma soprattutto anche la passione che c'è dietro ogni cosa, la cosa più semplice. Possa essere come ti spiegano il tunnel borbonico, oppure Gaiola, oppure anche un semplice ragù, per dire. Ma chiaro, qualunque aspetto, e tu entri in un mondo che ti coccola, ti abbraccia e ti spiega qualcosa di molto antico.